Grazie Presidente. Dunque, consigliere D'Alema, è vero, può succedere di trovare telefonando al signorino con il telefono occupato e di avere un'attesa un po' più lunga del solito, può succedere, è successo. Io ritengo invece che dai dati che adesso io le dirò, che il comune con i cittadini di Pordenone ha trattato proprio la volontà di interloquire in maniera rapida, veloce, proprio con il suo sistema di servizio informatico. Le dico soltanto questo, i contatti con il sito del comune di Pordenone per avere notizie, quelle che sono comode avere per telefono, sono passati dal 2003 da 5.000 contatti al mese nel 2003 a 50.000 contatti al mese nel 2009. Però è vero, insomma, è molto più comodo il telefono, a volte è più comodo il telefono, però è pur vero che il servizio con il computer, con il PC, dà delle risposte anche molto più complete e si ottengono anche i documenti che servono. Abbiamo risposto negli ultimi mesi a un numero non importante ma significativo, 600 mail con una posta elettronica, sempre a domande che cittadini ci rivolgono. Il sito internet da venerdì scorso, sul sito internet da venerdì scorso è possibile trovare un questionario che ci permette grazie per la possibilità che mi dà di esprimere completamente la risposta al consigliere D'Alema. Sul sito internet è presente il questionario che ci permette di monitorare la qualità del servizio che forniamo. Per quanto riguarda il telefono, al telefono dal 1 gennaio 2011 entrerà in funzione un nuovo sistema telefonico, un nuovo centrale con un nuovo 2010, ho sbagliato, 1 gennaio 2010, chiedo scusa, quindi fra un mese e mezzo. Un nuovo centralino e una nuova segreteria telefonica completamente elettronica con 200 caselle in grado di dare risposta e far trovare sempre qualcuno presente in maniera naturalmente con voce registrata. Rimane attivo il posto dell'operatore tradizionale, quindi di centrale mista per intenderci. Il posto per operatore automatico per guidare l'utente esterno nelle selezioni desiderate, premi 1 per parlare con eccetera eccetera. Annunci registrati di cortesia per avvisare gli utenti esterni in coda dell'eventuale protrarsi dell'attesa. La segreteria telefonica con tutti i numeri dove poter dire sono il consigliere Danelli, cercavo lei, volevo riferirle questo, mi chiami quando vuoi, quando rientra. Ecco, tutto questo è previsto è prevista l'installazione, tutto questo sia nel municipio, uffici anagrafe, Palazzo Primini, Musei, San Francesco, Biblioteca Civica, Ufficio Lavori Pubblici, Polizia Locale e Servizi Sociali. Questo in una prima fase, nel gennaio 2010. Se sarà necessario, se le esigenze dei cittadini lo richiederanno, saremo in grado anche di aumentare il numero di catene locali, che per il momento saranno 200. Io credo di aver dato la risposta alle domande che lei ci aveva segnalato, sì, in quanto ci raccomandava di dotarsi di strumenti più efficaci alla fine della sua intervista.